Camminando, è stata una cicciopolitana di 3 giorni per mettere in collegamento materialmente e immaterialmente il Cilento al Vallo di Diano, le terre di Pruno di Laurino, la valle degli Asini in cui Angela Vaiano vive alla Tempa del Fico con la sua famiglia, e il territorio del Vallo al confine con le terre di Lucania, la Sineria Equinozium, quindi da una valle degli Asini ad una Sineria, per poi arrivare qui all'università. Abbiamo viaggiato attraverso territori di confine e di confino, culturale e colturale, come ci insegna Angela Vaiano, perché era importante riappropriarsi visivamente con lentezza di queste immagini per poterle poi portare qui, perché l'obiettivo poi era arrivare qui all'università, a Calvanico, dove il Ciuccio Nando abiterà con noi al Rural Hub, al nostro avamposto della ruralità qui sull'università e sulla città di Salerno, portando quindi l'asino al Ciuccio come portavoce di tutte le istanze delle energie rurali che si stanno rinnovando, soprattutto in Cilento. In Cilento, in questi territori che sono di confine ma che possono essere i territori da cui parte il nuovo progresso. C'è bisogno di una nuova saldatura, di un nuovo paradigma di incontro e di coniugare quello che è la ruralità contemporanea con le istanze che stanno venendo fuori dai territori urbani, che è quello legato ai temi della decrescita e della resilienza, che rimangono ancora per certi versi ancora relegati nei salotti culturali e non vengono esperiti, diciamo, praticamente. Il nostro è un invito un po' a riconsiderare questi temi, magari aprendosi, come dire, al momento interpretativo della contemporaneità che viene dalle campagne, che viene dalle montagne, e cercando di saldare insieme queste due esperienze sicuramente si avrà un momento di progresso per tutti.